del sistema solare. Se vogliamo andare a cercare vita fuori del sistema solare, dobbiamo farci una serie di domande. La prima è se esistono luoghi adatti, presumibilmente pianeti. Attenzione a una cosa però, quando si parla di vita, noi tendiamo sempre a applicare, diciamo, un po' di antropocentrismo, cioè la vita ce la immaginiamo fatta, se non proprio come noi, nessuno crede di trovare un alieno, magari proprio con la testa, due occhi, così, d'accordo? Questo è più dei film della fine di fantascienza. Però almeno una vita, diciamo, in questo caso cos'è più che antropocentrismo, terracentrismo potremmo dire, cioè una vita magari basata sul carbonio, sul codice genetico, insomma, che almeno a grandi linee condivida il concetto di vita che abbiamo noi, ok? Però dobbiamo stare attenti perché sia perché l'antropocentrismo ci ha portato fuori strada parecchie volte nel passato e quindi un po' di cautela ci vuole, e sia perché noi necessariamente siamo vittime di questo fortissimo bias mentale, per così dire. Noi di vita conosciamo solo quella che c'è sulla Terra, non sappiamo nemmeno cosa sia la vita, in senso una definizione su cui tutti siano d'accordo, la vita è questo. Siamo in grado di distinguere un essere vivente qui sulla Terra dal tavolo, che non è vivente, ma dove sia il confine non è così palese stabilirlo, ok? Quindi dobbiamo stare attenti che noi potremo andare a cercare la vita nell'universo cercando la cosa sbagliata, ok? Dobbiamo allargare la mente se andiamo a cercare la vita, quindi andare a cercare luoghi adatti, pianeti sì, ma potremmo magari già escludere qualcosa di interessante. Magari la vita esiste sotto forma di schemi ordinati nelle nubi interstellari che lavorano l'informazione, non lo so, ok? Quindi tutte le volte che si va a cercare qualcosa è difficile da trovare, ma nel caso specifico si va a cercare qualcosa senza sapere neanche esattamente cosa stiamo cercando. E quindi, dovendo partire da qualcosa, andiamo a cercare di qualcosa di non troppo dissimile dalla vita sulla Terra, però non sappiamo se questa sia una giusta strategia. Potrebbe darsi anche che ci porti fuori strada. Oggi non si sa. Comunque sia, fatto questo discorso generale, andiamo a vedere se ci sono pianeti. Andiamo a vedere cosa possiamo dire sulla possibilità che esista una qualche vita non troppo biologicamente diversa da quello che noi immaginiamo essere vita in questi luoghi, e poi facciamo l'ultimo e più importante passo, diciamo che supponiamo che magari la vita esiste, e se questa vita è intelligente, che questa è la vera domanda, scoprire dei batteri da qualche parte è interessante, scoprire di essere intelligenti molto di più. E allora, nell'eventualità che ci sia qualcuno con cui comunicare, vediamo anche eventualmente come si potrebbe. Sono le, diciamo, un po' queste le grandi domande, a mio parere. Allora, cominciamo con la prima. Esistono luoghi adatti, cioè pianeti? E almeno su questa domanda la risposta è sì, e ce ne sono tantissimi. I pianeti di altre stelle sono stati scoperti, il primo in assoluto, 20 anni fa. Nel 1995 è stato scoperto il primo pianeta che orbita intorno ad un'altra stella simile al Sole. In 20 anni ne sono stati scoperti circa 2000 confermati, più altre molte migliaia candidati, ma in pochi anni sono stati scoperti moltissimi. Tutto fa pensare che nella galassia ne esista un numero sterminato. Nessuno può azzardare previsioni su questo numero perché la statistica è ancora troppo povera, ma probabilmente, se diciamo che sono più di 100 miliardi, stiamo dicendo una cosa che potrebbe essere vera nella nostra galassia. Quindi i pianeti sono comuni. Questo sì, quanti esattamente non lo sappiamo, ma ce ne sono tanti. Dove ha senso andare a cercare i pianeti? Ma in linea di principio possono essere dovunque, ma qua tutte le stelle alcune sono più interessanti delle altre. Questo che vedete è uno schemino che ci mostra le stelle cosiddette nane, come sono fatte. La maggioranza delle stelle sono stelle nane, circa il 90%. L'altro 10% sono giganti, supergiganti, stelle con caratteristiche diverse. Però limitiamoci alle stelle nane. Il Sole è una stella nana, fatta così, come indicato qua, ce ne sono di più grandi, molto più grandi brillanti, poche, e più piccole, meno brillanti, la maggior parte. Tra queste stelle, quali sono le più interessanti? Le più interessanti in assoluto sono quelle come il Sole o meno massicce, più piccole, più fioche, cioè quelle indicate qui dalle lettere MK. Le varie tipologie vengono indicate con alcune lettere che rappresentano. Le stelle rosse vengono chiamate stelle di classe M, quelle arancioni K, le stelle giallastre come sono di classe G e così via, sono lettere convenzionali. Le più interessanti sono queste qua. Perché? Perché più piccola è una stella, più piccola è la sua massa e quindi anche la sua dimensione, e quindi si stanno riferendo a queste nel caso delle stelle nane, più lungo è il suo tempo di vita.
Il Sole ha un tempo di vita atteso di circa 10 miliardi di anni, di cui circa metà sono passati, metà invece devono ancora passare. Le stelle più piccole, di massa minore nell'ambito della categoria delle stelle nane, hanno tempi di vita più lunghi. Le più piccole in assoluto di migliaia di miliardi di anni. Okay? Invece le stelle grandi sono molto spettacolari, ma hanno tempi di vita molto più corti del Sole. Le stelle di classe O vivono poche decine di milioni di anni. Perché? Perché sono troppo brillanti. Una stella di classe O, che tipicamente è da 10.000 a 100.000 o più volte più brillante del Sole, è così brillante che sperpera le sue riserve di energia in tempi astronomicamente brevi. E quindi, quali sono le stelle più interessanti intorno a cui cercare i pianeti per cercare la vita? Beh, una stella che vive 10 milioni di anni non fa nemmeno in tempo a formare i pianeti prima di morire. Un sistema planetario richiede dai 10 ai 100 milioni di anni per formarsi. Quindi, se andiamo a cercare intorno a una stella di questo tipo, non possiamo trovare probabilmente nemmeno i pianeti, figuriamoci la vita. È chiaro che, per quello che noi sappiamo sulla Terra, i tempi di evoluzione biologica sono lunghi, e quindi i posti più interessanti da andare a cercare sono questi qua. Cioè le stelle che, se hanno pianeti, hanno avuto tempo di far nascere la vita e di farle evolvere, perché ricordiamo che interessa soprattutto l'eventualità della vita intelligente. Di nuovo, l'unico caso che noi conosciamo di vita intelligente sulla Terra è la Terra e noi ci abbiamo messo 4 miliardi di anni, tra i 3-4 miliardi di anni dai primi batteri ad arrivare a noi. E non sappiamo se questo tempo di evoluzione verso l'intelligenza sia il minimo necessario, noi siamo stati sfortunati, ci abbiamo messo molto oppure no, però nel dubbio, non avendo null'altro a cui appoggiarci, possiamo supporre che sia meglio nel principio cercare posti in cui il tempo a disposizione ci sia, poi magari ne serve meno, ma questo noi non lo sappiamo. E quindi quello che dobbiamo fare è concentrarci su queste stelle. E in effetti la maggior parte delle stelle studiate sono di questo tipo e si sono scoperti molti sistemi planetari. Vi avrei mostrato una bella animazione che ci mostra come si scoprono questi sistemi planetari, ma adesso senza la presentazione purtroppo non riesco a farvela vedere, sono proprio un sistema ricostruito con i pianeti che orbita. Limitiamoci alle figure. Ne abbiamo scoperti moltissimi, alcuni costituiti anche di più pianeti, simili quindi come complessità al sistema solare. Per esempio, questo è il sistema planetario della stella Kepler 11, che è un sistema di 6 pianeti, che la stella è di tipo solare, quindi potenzialmente longeva quanto il Sole, però come si nota da questa figura in cui viene paragonato il sistema di Kepler 11 col sistema solare, si vede che i pianeti sono tutti piuttosto vicini alla stella. Vedete che queste sono le dimensioni delle orbite, la stella è simile al Sole, paragonate con le dimensioni delle orbite di Mercurio e Venere, la Terra sta ancora più fuori. Quindi tutti questi pianeti sono, la distanza dalla stella è inferiore alla distanza di Mercurio e Venere dal Sole, non sono molto vicini. Quindi questo sì è un sistema interessante, però ci possiamo aspettare che su questi pianeti faccia molto caldo, sono vicini alla stella. Quindi, di nuovo, se ci facciamo guidare dall'analogia, la grande linea con la vita sulla Terra, dobbiamo sì cercare pianeti intorno a stelle longeve, ma anche cercare pianeti che si trovino nella cosiddetta zona abitabile, cioè a una distanza giusta dalla stella, ok? La zona dove non fa né troppo caldo né troppo freddo. Cioè, non devono essere né infuocati né ghiacciati. La zona abitabile è definita come la distanza da una stella in cui l'acqua, se presente, possa esistere allo stato liquido. Ovvero essere compresente nei tre stati di aggregazione come sulla Terra, vapore, acqua, liquido e ghiaccio. E più la stella è grande, massiccia e luminosa, più la zona abitabile si allontana. Se la stella diventa più luminosa, mette più energia, bisogna allontanarsi per star bene. Se invece la stella è piccolina e rossastra, come le nane rosse, appunto, che sono i target preferiti per questo genere di ricerca, allora la zona abitabile si avvicina alla stella, perché le stelle sono fiocche, bisogna stare più vicino per stare caldi a sufficienza. E in effetti, qualche anno fa, sono stati scoperti i primi pianeti nella zona abitabile. Questo che vedete è il primo sistema planetario complesso con pianeti nella zona abitabile scoperto. La stella si chiama Gliese 581, si trova a 20 anni luce da noi, quindi una stella vicina, e nella costellazione della bilancia, cioè nella direzione di questa costellazione, e si vede che questa stella ha 6 pianeti, di cui in realtà uno un pochino dubbio, questo indicato con G è un pochino dubbio. E questa striscia più chiara che vedete è proprio la zona abitabile.
Cioè immaginiamo che mettere qui questa stella con il Sole, dato che il Sole è più brillante, nettamente più brillante di questa stella che è una nana rossa, la sua zona abitabile è più lontana di quanto sia quella della stella stessa. Ecco perché questa regione qui è più vicina per la stella e più lontana per noi. E in effetti vediamo che nel Sistema Solare la Terra è nella zona abitabile, vicino al bordo interno, anche Marte è potenzialmente nella zona abitabile, infatti è ospitato acqua liquida e la contingenza storica, il fatto che abbia perso l'atmosfera, l'ha fatta sparire, e quindi ci vediamo che è molto più vicina. Tra l'altro, detto per così en passant, ma interessante, il Sole sta, dalla sua nascita già, lentissimamente aumentando di luminosità e di raggio, e quindi la zona abitabile del Sole lentissimamente si sposta verso l'esterno. Okay? La Terra è già abbastanza vicina al punto più interno della zona abitabile e quindi si può pensare che entro 1 o 2 miliardi di anni, anche se solo ne vivrà altri 5 o 6, la zona abitabile superi l'orbita della Terra. Okay? Cioè comincerà a trovarsi troppo vicino al Sole per star bene. D'accordo? Questo possiamo stare tranquilli, avverrà tra 1 o 2 miliardi di anni. D'accordo? C'è tutto il tempo di trovare precauzioni e lasciare la Terra per colonizzare altri pianeti eventualmente. In un miliardo di anni, ovviamente, chissà l'umanità cosa diventerà. Però, diciamo, alcune indicazioni fanno pensare che la vita sulla Terra è nata quando la Terra era vicino al bordo esterno della zona abitabile, cioè, insomma, appena ci sono state le condizioni adatte, e nei 3-4 miliardi di anni passati fino ad oggi la zona abitabile è nettamente shiftata, la Terra sta attraversando tutta e ora più vicina al bordo interno, che comunque raggiungerà in un tempo comunque molto lungo rispetto alla scala umana, astronomicamente significativa. Comunque sia, tornando alla stella grise 581, vediamo che ci sono un pianeta qui e uno qui sui bordi e uno però un po' incerto in mezzo. E questo è stato il primo caso però in cui si è scoperto che può esserci un pianeta alla giusta distanza. Questi pianeti però sono più grandi della Terra, nettamente più grandi, e quindi il passo successivo, più interessante, qual è? Scoprire un pianeta nella zona abitabile e magari grande come la Terra. Ed ecco il primo che è stato scoperto con tutte queste caratteristiche, pochissimi anni fa. Questo è il sistema di Kepler 186, è una stella che dista ben 500 anni luce, quindi rispetto a Grise 581 è molto più lontana, però il pianeta grande, vedete, proprio appena più della Terra, è nella zona abitabile e anche grande come il nostro, più o meno. La zona abitabile è più vicina rispetto al Sole, perché questa è la stella più debole. Ok, quindi comunque molto longeva. Quindi, quali sono, insieme a tanti altri pianeti, questi sono alcuni dei più notevoli, i più interessanti da studiare? Sono indubbiamente questi. Tenete anche conto che nel caso di Grise 581, essendo molto più vicina, in un futuro magari lontano si può pensare anche a un'esplorazione diretta. Oggi l'esplorazione diretta di stelle vicine è fuori discussione, è impensabile. Per raggiungere la stella più vicina in assoluto, che dista 4,2 anni luce, il Voyager 1, che è la sonda più veloce mai costruita dall'uomo, impiegherebbe 75.000 anni. Ok? Per raggiungere Grise 581 ci vorrebbero 300.000 anni. D'accordo? Però, se in un futuro, magari lontano, riusciremo ad aumentare di un fattore 1000 la velocità di crociera delle sonde, non sappiamo come, però avanza, chi lo sa, fra 2, 3, 500 anni cosa sarebbe in grado di fare, si potrebbe cominciare a pensare di esplorare una stella vicina. E allora la stella che ha dei pianeti chiaramente diventa un target più interessante. In questo senso Grise 581 è un bel esempio, ma altri, mentre questa qui ha 500 anni luce fuori discussione, è lontanissima, e altre stelle che sono state considerate per questo sono due stelle vicine, molto abbastanza simili al Sole, che vengono osservate da decenni perché si sa che sono stelle potenzialmente interessanti e sono due stelle che almeno a livello di fantascienza sono famosissime perché ci sono state ambientate su romanzi di fantascienza e così via. Sono Epsilon Eridani e Tau Ceti. Epsilon Eridani è una stella che dista solo 10 anni luce, vicina. È leggermente più piccola, questa è lei rispetto al Sole, paragonata, ma è fra le stelle di tipo solare una delle più vicine e ha pianeti. Sfortunatamente ha solo mezzo miliardo di anni, quindi i pianeti, se ci sono, si sono appena formati. Questo è un rendering artistico, ovviamente una foto vera, che mostra probabilmente come sono le cose là intorno. Un sistema planetario appena formato, molto caotico, pieno di detriti ancora in circolazione, che bersagliano i pianeti bombardati da comete, asteroidi, quello che è successo alla Terra quando era nata da poco.
Quindi insomma è vicina, però qui la vita come la intendiamo noi non andremo a cercare. Viceversa, Tauceti è molto promettente, dista 12 anni luce, è una tra le stelle più vicine, ha un sistema anche lei leggermente più piccola del Sole, ha però 5,8 miliardi di anni, è leggermente più anziana del Sole e quindi ha avuto tutto il tempo per far nascere eventualmente qualcosa, e ha un sistema planetario compresi due pianeti nella zona abitabile e più grandi della Terra, ma neanche di tanto, si chiamano superterre questi pianeti, più grandi della Terra ma più piccoli dei pianeti giganti, e qui si vedono questi due, e è chiaro che questo sarà il target primario per un possibile volo interstellare un domani, magari se non si scopre qualcosa di ancora più interessante nel frattempo, che è possibile. Questo è un sistema interessante e relativamente vicino. Quando si guarda Tauceti, una debole stellina che si vede a occhio nudo nelle sere ad autunno fino alla prima parte dell'inverno, e quando mi capita con delle persone sotto il cielo in Valle d'Aosta di guardarla, poi così un po' tra serio e facendo, immaginiamo, chissà, magari su uno di questi pianeti ci sono degli astronomi alieni intelligenti, magari hanno raggiunto il nostro stesso livello culturale, quindi loro sanno che il Sole, chissà come lo chiamano, ha pianeti, e magari lo stanno guardando in questo momento e si chiedono, chissà se su uno di quei pianeti c'è qualcuno. Non lo so, magari ce lo stiamo dicendo reciprocamente, o magari no. Ovviamente lo si fa anche così, è un po', diciamo, tra serio e facendo, però è sicuramente un sistema interessante questo. Allora, possiamo anche chiederci, per concludere questa parte sui pianeti, poi entriamo qui nel dettaglio su vita e comunicazione, quello più vicino in assoluto, questi sono vicini, ma ce n'è uno scoperto ancora più vicino, che orbita intorno a una delle due componenti di Alfa Centauri. Il sistema di Alfa Centauri è il sistema stellare più vicino al Sole, è fatto di due stelle vicine, una stella doppia, che noi vediamo come singola stella in cielo, Alfa Centauri, la terza stella più brillante del cielo, più una più lontana prossima Centauri, una componente più debole. Intorno alla meno brillante delle due che compongono Alfa Centauri, c'è un pianeta che è stato scoperto pochissimi anni fa, però non è una zona abitabile. È così vicino alla sua stella, è più vicino alla stella di Mercurio dal Sole, questa stella è abbastanza simile al Sole, e quindi da questo pianeta c'è un enorme Sole giallo-arancione affascinante ed un altro Sole secondario, perché più lontano, anch'esso simile al Sole, che orbita intorno, ma sicuramente fa molto caldo perché è un pianeta vicinissimo. Però alla sua stella, è comunque il più vicino al sistema solare, ok? Quindi anche questo interessante. Quindi per concludere questa prima delle tre punti sulla vita dell'universo, possiamo dire una cosa interessante: noi siamo la prima generazione nella storia dell'umanità che ha scoperto altre terre. Per altre terre si intende pianeti della dimensione della Terra e nella zona abitabile delle proprie stelle. Non sappiamo ancora nulla su come sono fatti realmente. Cioè, dire che è grande come la Terra alla giusta distanza non vuol dire niente più di questo. C'è acqua? Non c'è acqua? Non lo sappiamo. C'è un oceano? Non lo sappiamo. La vita tantomeno. Ok? Però un passo alla volta. D'accordo? Quindi, intanto, la nostra generazione l'ha scoperto. Negli ultimi 20 anni la questione se esistano altri pianeti è uscita dal campo della speculazione e della filosofia per entrare in quello della scienza. I pianeti ci sono. È il primo passo, però è un passo fondamentale. E adesso passiamo al secondo passo. Il secondo passo è, ok, ci sono i pianeti e la vita, e questo è un passo veramente complicato, è quello su cui si sa meno. Perché il problema è la vita. Che cos'è la vita? Io qui non mi addentro nemmeno in questo argomento, che è l'argomento da biologi, quale io non sono, ma nessuno lo sa in maniera definitiva, la vita è questo, questa cosa è viva e questa no. Ma sì, certo, se paragoniamo noi a un oggetto sì, ma a livello molecolare dove comincia la vita, dov'è il confine, così. E quali forme possono esistere anche diverse da quelle che conosciamo. Quello che noi possiamo dire è che, certo, a favore dell'esistenza della vita ci sono, come dire, i numeri brutti. Nell'universo esistono 10 alla 23 stelle, stella più, stella meno, ok? E probabilmente la maggior parte hanno pianeti, quindi i pianeti sono tantissimi, anche nella zona abitabile. Il problema è solo questa prima frase qua. Abitabile una cosa, abitato un altro. C'è questo passaggio che non sappiamo quando sia probabile, ok? Cioè, date le giuste condizioni, qual è la probabilità che nasca la vita? E questa è una domanda che oggi non ha risposta. Per tentare di rispondere, negli anni 50 è stato fatto un famoso esperimento, l'esperimento di Uri Miller,
che hanno, questi due scienziati hanno preso un brodo di sostanze simili a quelle che forse si trovavano negli stagni della terra primordiale, quindi acqua, ammoniaca, metano, composti semplici di ossigeno, carbonio e idrogeno, piuttosto ricchi, cioè presenti in grandi quantità sul nostro pianeta, e grazie a scariche elettriche e il raggiamento ultravioletto che ha migliorato le condizioni della terra primordiale, scariche elettriche dovute ai fulmini presumibilmente presenti nell'atmosfera, già nell'atmosfera primordiale, e i raggi ultravioletti di origine solare, hanno visto che cosa succedeva se si formava spontaneamente in seguito a questo, a questi ingredienti, qualche composto organico, e si è formato, hanno visto formarsi aminoacidi e altri composti organici. Il problema qual è? Il problema è che il passaggio dall'aminoacido alla più piccola molecola vivente è un passaggio enorme. L'aminoacido è una piccola molecola, la proteina è molto più grande, il DNA è qualcosa di molto diverso. Ok? E per commentare questo vi mostro questa frase che ha scritto un chimico di Harvard, che dice questo. Lui dice: com'è possibile che un impiastro chimico sia diventato una rosa, anche se ci sono stati miliardi di anni a disposizione per le prove? Noi, o io se non altro, non riusciamo a capire. Non è impossibile, ma a lui almeno sembra molto molto improbabile, è assolutamente un'ipotesi legittima. Quanto è probabile che un pianeta appena formato, con condizioni sulla superficie che consentano l'esistenza di acqua allo stato liquido di origine della vita? Oggi non abbiamo nessuna idea e disponiamo di alcun modo di fare stime credibili. Da quanto sappiamo, la risposta sta da qualche parte tra impossibile e inevitabile, e vuol dire proprio non lo sappiamo assolutamente. Tra impossibile e sicuro, cioè tutto ci può star dentro. Ok? E per rendersi conto di questo, qui proprio sottolineato questa frase, e anche acqua allo stato liquido. Questo tra impossibile e inevitabile ci dà proprio questa idea, non si sa. Acqua allo stato liquido ci dà l'idea. Ricordiamoci comunque, stiamo sempre cercando qualcosa e magari quello che c'è è qualcos'altro. Attenzione sempre al terracentrismo, perché noi cerchiamo questo, ma magari la vita è fatta in una maniera che neanche riusciamo a immaginare. Per dare l'idea di questa, dello scacco proprio concettuale in cui siamo, Frank Hoyle, che era un grandissimo astrofisico del secolo XX, ha detto: passate dalle molecole semplici al DNA è come in maniera così casuale, è come immaginare di disporre in un cortile tanti pezzi di metallo e pensare che un tornado che passa lì assembli un Boeing 747 perfettamente funzionante. Ok? E vabbè, è evidentemente molto improbabile. Però a favore della vita c'è da dire che la probabilità anche bassa può essere compensata da un numero di tentativi. Una probabilità bassissima si può realizzare se si fa un numero di tentativi sufficienti. Ok? E quindi chiaramente i processi chimici avvengono velocemente, un evento anche estremamente probabile può capitare prima o poi. E quindi questo va considerato. Inoltre è anche possibile che esistano delle leggi fisiche di auto-organizzazione della materia non ancora scoperte. E se questo fosse, aumenterebbe molto la probabilità, date le giuste componenti, che si formi una molecola vivente. E questo però non si sa, ma le leggi di auto-organizzazione dei sistemi semplici sono molto studiate proprio per cercare di capire questo. Quindi è vera la metafora dei pezzi di metallo e Boeing, però da un lato il numero di tentativi a disposizione a livello chimico, microscopico, atomico, e dall'altro il fatto che potrebbero esistere leggi che portano effettivamente in maniera naturale alla formazione del Boeing 747, che non conosciamo ancora, non, diciamo, fanno sì che uno non perda le speranze sicuramente. Però su questo noi possiamo dire sicuramente che ad oggi nello spazio ci sono la cucina e gli ingredienti, ma non conosciamo ancora la ricetta. La cucina sono i pianeti, gli ingredienti sono le molecole organiche, gli aminoacidi, però la ricetta ancora non la conosciamo. E questo non è tutto, perché oltre ad avere la cucina e gli ingredienti, bisogna eventualmente una ricetta che produca forme di vita. Poi l'ideale sarebbe che queste forme di vita fossero anche, magari non solo batteri, se proprio possiamo esprimere un desiderio, che sia anche vita complessa, batteri o la vita, quelli che noi chiamiamo batteri, che chissà cosa sarebbero su un altro pianeta, ma insomma la vita microbica interessante, ma la vita intelligente molto di più. Con i batteri non possiamo intavolare una conversazione, parlare di grandi, più grandi conquiste intellettuali, evidentemente, seppure sarebbe una scoperta eccezionale. E rimane quindi in fondo, come ultimo tema, quello della comunicazione. Ok, diciamo che siamo speranzosi,
che qualcuno ci possa essere, questo qualcuno possa essere una forma di vita anche evoluta, e vabbè, proviamo a comunicare, vediamo se qualcuno risponde. Allora, la comunicazione come si può fare? Fuori dal sistema solare, dove non si può fare un'esplorazione diretta, non si può mandare la sonda, perché i tempi sono assolutamente non affrontabili. Beh, si può usare la cosa più veloce che esiste, che è la luce, o in generale le onde elettromagnetiche, che viaggiano alla velocità della luce, è la massima velocità raggiungibile nell'universo, e quindi si può comunicare con onde elettromagnetiche. Per esempio con le onde radio, che sono le meno energetiche e quelle più facili da produrre con poco dispendio di energia. E le onde radio lanciate nello spazio sono già una realtà, perché da quando, dai primi decenni del Novecento, l'uomo ha inventato la radio e poi la televisione, che funzionano così, le onde radio trasmettono i programmi radiofonici televisivi. E anche se questi programmi vengono lanciati da un luogo all'altro, dove un ripetitore li manda da un'altra parte, un po' di segnale si perde sempre nello spazio. E quindi è da circa 80-90 anni che dalla Terra si sta allontanando una bolla di onde radio alla velocità della luce, che ha raggiunto la distanza di 180-90 anni luce da Terra. E una civiltà aliena, se esiste, dotata di parabole radiofoniche estremamente potenti, un conto è captare una stazione a 10 km, una captare una che si trova a 70 anni luce, ma una civiltà molto evoluta potrebbe capire che vicino al Sole c'è qualcosa che emette onde radio di origine artificiale. E potrebbe arrivare alla conclusione che sulla Terra, e spero qualche pianeta intorno al Sole che magari non ha ancora scoperto, c'è vita intelligente. Anche se associare l'intelligenza ai programmi televisivi, se vogliamo, possiamo lasciare un punto di domanda, ok? Dipende cosa, naturalmente cosa captano. Cioè, di fronte a certi programmi potrebbero rivolgersi a Marte sperando che almeno i batteri marziani siano intelligenti. Vabbè, comunque sia, diciamo che ecco, questo è difficile, molto difficile, perché per captare un programma televisivo da decine di anni luce di distanza ci vuole una tecnologia veramente aliena, non saremmo in grado di farlo oggi, ok? Perché i segnali non sono così potenti, sono segnali che sono pensati per funzionare sulla Terra, non sono segnali lanciati nello spazio con lo scopo di farsi scoprire. Allora, per ovviare anche questo inconveniente, sono stati lanciati anche dei messaggi fatti apposta. E il primo è stato lanciato dal radiotelescopio di Arecibo nel 1974. In quell'epoca questo radiotelescopio di Arecibo, che è 300 metri di diametro, occupa una piccola caldera vulcanica enorme, che è spenta, si spera almeno, e questo enorme radiotelescopio, che viene usato per scrutare l'emissione radio dei corpi celesti, il 16 novembre del 74, 41 anni fa, ha lanciato un messaggio verso lo spazio, verso un gruppo di stelle, che si trova nella costellazione di Ercole, l'ammasso globulare, detto M13, che è composto da circa 500 milioni di stelle molto vecchie, che hanno 10 miliardi di anni, quindi stelle che potrebbero avere pianeti e tempo per evoluzione a disposizione. Sono anche tantissime, ok? E quindi lanciandole, dice, si spara un po' nel mucchio, no? Meglio mandarlo verso tante stelle piuttosto che poche. Cosa conteneva il messaggio di Arecibo? Brevemente ve lo mostro. Conteneva una serie di impulsi radio, impulsi a due frequenze diverse, se ricordo bene, che dovrebbero giocare un ruolo di 0 e 1 in un messaggio binario, cioè due tipi di segnali alternati che l'alieno che li riceve, ipoteticamente, dovrebbe riconoscere come di due diverse frequenze o intensità, adesso non ricordo, comunque due segnali diversi, e scriverli come 0 e 1. Oppure, non so come li può scrivere, insomma, in un linguaggio alieno, come due cose diverse, e scriverli così. Questi segnali, scritti così, che cosa dicono? Visto così, non è che sia un messaggio chiarissimo questo, ok? Però attenzione, siccome i fisici di Arecibo ci hanno pensato bene, gli impulsi sono 1679, che vuol dire... è un numero che è fattorizzabile solo come proprio due numeri primi, 73 per 23. E uno dice, ok, allora, cioè questo che cosa dovrebbe aiutare? Sì, aiuta, perché se questo numero è sfattorizzabile in questo modo, gli alieni dovrebbero avere l'idea di metterlo, metterlo in 23 righe e 73 colonne, o 23 colonne e 73 righe, perché è l'unico modo di prendere questo numero e metterlo in forma rettangolare, ok? Visto che sono solo quei due numeri moltiplicati che danno 1679, cioè dovrebbero scriverlo così. In questo caso scritto come 73 righe e 23 colonne.
se fanno 23 colonne, 73 righe, il messaggio non sono in grado di leggerlo, quindi una su due che lo faccia giusto. E se lo facciamo così, se viene scritto in questo modo, e voi provate adesso a guardarlo qua di fianco, socchiudendo un pochino gli occhi, vedete delle immagini che qua sono riportate in colore. Ok, questo qui vedete, se socchiudete un po' gli occhi, dove ci sono gli uno che è un po' più scuro, e si vede che qui c'è la doppia elica del DNA, insomma, ammesso che qualcuno riesca a capire che è quello, ok? E questo è il messaggio come dovrebbe essere capito, cioè quello che dovrebbero disegnare le persone, gli alieni, sono gli alieni che lo ricevono, ok? Siamo letteralmente nel campo della fantascienza. Bisogna che ci sia qualcuno, che questo qualcuno stia ascoltando le onde radio alla giusta frequenza, che riceva il messaggio, capisca che i due segnali vanno interpretati come due simboli diversi da disegnare in 73 righe e 23 colonne, poi socchiuda gli occhi alieni che ha per vedere una figura, ok? Evidentemente fantascienza. Comunque sia, visto che sognare non costa nulla, brevissimamente quali sono i contenuti del messaggio? I contenuti sono questi. Le prime righe definiscono dei simboli che stanno per i numeri da 1 a 10. E quindi, oh, chiaro, che questo venga capito è veramente fantascienza. Però non ha qualcosa da scrivere in questo messaggio. Questi simboli rappresentano i numeri da 1 a 10. Quelli sotto rappresentano le lettere H, C, O, N e P, che sono i simboli chimici dei 5 elementi alla base della vita sulla Terra. Idrogeno, carbonio, azoto, ossigeno e fosforo. E anche l'ozono sarebbe messo. Ok? Dopodiché, una volta definito il linguaggio, c'è scritto come vengono indicati i numeri e le lettere, queste sono le formule chimiche di alcuni composti, aminoacidi composti organici alla base della vita, espressi con quei numeri e quelle lettere. Ok? Quindi fin qui il messaggio è un messaggio scritto, proprio si usa la scrittura che si cerca di far interpretare in qualche modo. Ok? Dopodiché il messaggio cambia il modo in cui viene espresso, diventa un messaggio per immagini. Non più una scrittura, ma immagini. Questa è la doppia elite del DNA. Quello sotto è l'uomo, ovviamente. Quello sotto ancora è la rappresentazione del sistema solare col sole più grande, i pianeti giganti e quelli piccoli, che sono tra cui la Terra, che è messa spostata per dire, per mettere in evidenza. Siamo qui, ok? E questo, infine, è la forma del radiotelescopio di Arecibo. Ok? Immaginare che un alieno capisca questo, ovviamente, è fantasia, d'accordo? Addirittura potrebbe pensare che noi siamo fatti così, con la forma di un radiotelescopio, e che l'uomo è il radiotelescopio che ha dato l'immagine, d'accordo? È chiaro che questa è una cosa simbolica. È simbolica, anche perché la massa è a 25.000 anni luce da noi, vuol dire che il messaggio ci mette 25.000 anni per andare e la risposta eventualmente torna fra 50.000 anni. E se torna speriamo che non sia, non abbiamo capito, potete ripetere qualcosa del genere, ok? Vabbè, però la cosa interessante qual è? È stato un tentativo simbolico, ma soprattutto gli scienziati si sono sforzati di capire un linguaggio possibile, che poi sia questo o un altro, questo qui è un tentativo, ma il problema è vero. Come si fa a comunicare con qualcuno che non sappiamo, parte se esiste, ma come è fatto? Come si fa a trovare un linguaggio comune? E si è pensato, in parte, di ricorrere a simboli matematici. E più in generale, i messaggi che sono stati mandati anche ad altre stelle successivamente contengono spesso messaggi basati sulla matematica. Perché? Perché ovviamente non ha senso parlare con gli alieni in inglese o in italiano, perché queste sono lingue che esistono qui. Però la matematica, secondo alcuni matematici, studiosi e filosofi, contiene verità fondamentali sull'universo. Cioè, il concetto di pi greco esprime un rapporto fondamentale dovunque nell'universo ed è plausibile che una specie intelligente abbia scoperto il concetto di pi greco, sicuramente non parla in inglese, d'accordo? Quindi l'idea è concentrarci su quali concetti